Andrea De Paoli, partiamo dall'episodio che poteva determinare il 3-3 dell'Ascoli, raccontalo. Sì, ero appena entrato, c'è stato un cross di Orazio, mi sono trovato in terzo tempo a saltare, ho cercato di impattarla al meglio che potevo, secondo me c'è oggettivamente un tocco di mano di Mandraviti, non so perché, per quale motivo non sia stato verificato, non sia stato assegnato un rigore, è stata un'occasione importante e c'era rammarico perché quell'episodio lì poteva sicuramente cambiare la partita in meglio. Cosa ti ha chiesto il mister quando ti ha messo in campo? Mi ha chiesto di stare largo, di dare un po' d'ampiezza e comunque cercando di sfruttare le mie caratteristiche offensive, avere un po' di presenza in più in area. Ho cercato di dare il massimo come sempre. C'era rammarico perché volevamo portare a casa un risultato diverso. E magari tornare a far punti in casa. Esatto, ci tenevamo in casa soprattutto, anche dopo la sconfitta col Benevento, a portare a casa dei punti. Non siamo riusciti, ma penso che la prestazione sia stata molto importante. L'hai detto tu, una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, però partita dopo partita l'Ascoli sta dimostrando di potersela giocare con tutti, oggi comunque alla pari contro il blasonato Brescia. Che idea ti sei fatto però dell'Ascoli? Sì, noi anche oggi contro una squadra come il Brescia, cioè si sa che sia una squadra di tutto rispetto. Noi dobbiamo pensare a continuare a lavorare forte come stiamo facendo in settimana, pensare a noi stessi partita dopo partita. Abbiamo dimostrato che questo è un campionato dove può succedere di tutto, però dobbiamo, come ho detto prima, pensare a noi, lavorare forte come stiamo facendo. E sabato dopo sabato cercare di portare a casa più punti possibile. Come procede il tuo ambientamento ad Ascoli e quali sono i tuoi obiettivi personali del primo anno di Serie B? No, ambientamento molto bene. Io dal primo giorno, l'ho sempre detto, mi sono trovato in questa grande famiglia che mi ha accolto alla grande. La società e lo staff, tutti quanti, ti mettono nelle condizioni di poter lavorare al meglio, con grande serietà e professionalità. Le strutture sono ottime. Quindi tutto bene, spero di continuare a far meglio e che vada tutto per il meglio. Grazie. Grazie a voi.